non è una chiusura verso di noi, perché per semplice fatto che insomma loro non ci hanno risposto, però io gli dico, dai loro messaggi non mi è sembrato qualcosa insomma di chiusura o di negativo. Ovviamente non hanno risposto, però noi non stiamo qui a interpretarlo in quel modo lì. Amin Niam, responsabile della sezione di Padova dell'associazione islamica PSM, Partecipazione e Spiritualità Musulmana, getta acqua sul fuoco. I rapporti con la parrocchia di San Pio X non sono chiusi, dice, e l'intenzione è quella di andare a parlarci. Diciamo, sì, io avevo intenzione di andare di persona da loro e poi, diciamo, vedere un attimo, magari parlarci di persona, che riusciamo magari a risolvere la situazione nel miglior modo. Questi fatti, i giovani musulmani, gli stessi che il 3 gennaio avevano messo in scena un volantinaggio pro Maometto in Prato della Valle, circa un mese fa chiedono la sala sotto la chiesa per un meeting il 1 marzo. La parrocchia non dà risposte, temporeggia, chiede spiegazioni sull'incontro. Noi avevamo chiesto ovviamente molto molto prima, non è che abbiamo chiesto ieri o l'altro ieri, però non abbiamo ricevuto risposta, ci hanno detto diciamo più volte che volevano sapere diciamo delle informazioni, però abbiamo dato le informazioni che correvano e non hanno saputo, comunque non ci hanno risposto. Noi non chiudiamo le porte agli islamici, ci dice un responsabile della parrocchia a microfoni spenti. Ogni giorno tantissimi bambini musulmani del quartiere vengono a giocare in patronato e ospitiamo anche le comunità islamiche berbere. I giovani del PSM non li conosciamo e comunque non ci hanno chiesto la sala per una sola occasione, ma per farci un luogo stabile di incontro, e questo a noi non va bene.